La morte di Alex purtroppo rimane ancora un mistero. Rimane un mistero anche per noi. È convinto Andrea Zuin, l'organizzatore dell'evento al quale ha partecipato anche Alex Marangon. Nessuno del nostro gruppo, continua a ripetere, può aver ucciso Alex la notte tra il 29 e il 30 giugno nell'abbazia di Vidor, questo luogo tra la collina trevigiana e il fiume Piave. Esclude il fondatore di una compagnia di musicisti che organizza eventi a base di meditazione, suoni, medicina alternativa, che qualcuno dei suoi amici possa aver picchiato il 25enne barman veneziano, colpendolo con pietre e bastoni per poi gettarne il corpo nel fiume. Di quella tragica sera Zuin ricorda Alex che esce dal cerchio, lascia la sala, seguito da Johnny, lo sciamano colombiano, e dall'amico medico che era con lui. Ci sarebbe un video che avrebbe ripreso tutta la scena con il ragazzo che fuggiva gridando. A un certo punto si è allontanato, sotto la guida però di due persone, due curanderos latinoamericani. Sono stati con lui per un po', qualche minuto direi, forse 10. A quel punto queste persone sono tornate dicendo: guarda che Alex è scomparso, si è messo a correre in quella direzione e non riusciamo più a trovarlo. I due guaritori colombiani, allontanatisi all'alba di quel giorno, nelle ore in cui scattava l'allarme per la scomparsa di Alex, si trovano comunque in un luogo noto ai carabinieri e presto verranno ascoltati.